prima, quando mi sono svegliato in ospedale, ho pensato che peggio di così non potesse andare. Torniamo velocemente al corpo della Winterson all'obitorio. Ero un assassino, un ammazzasbirri. Ci sono cose nella vita che non puoi scegliere come vorresti. Rimasi a lungo in fondo a quel maledetto buco. Troppo a lungo. Arrenditi, non puoi fuggire! Il comando di ripulitori era lì per me. Avevo bisogno di un'arma. Dovevo sbarazzarmi di loro sperando che gli antidolorifici mi facessero reggere sulle gambe. Fala, sono Mitchum. Avevo quasi beccato all'ingresso. No! Sei fottuto, Payne! Quanto sei stupido. Là dentro eri al sicuro. Sto venendo a prenderti! Puoi correre qui. Hai fatto tutto quello che era, signor Payne! Mitchum! Che cos'è? È qui, prendiamolo! Codardo! Dov'è? Non può uscire. Io controllo la porta e gli impedisco la fuga. Tu vai a prenderlo. Sembra un buon piano. Sorveglianza! Fermi tutti, gettate le armi! Prendilo, Mitch. La guardia aveva lasciato cadere l'arma. Muori! Codardo.
episodi di Milord e Milady solo per voi dalla compagnia assicurativa Castle. Fai attenzione! Non porterà mai il nome della nostra famiglia. Mi ha dato per l'ultima volta. Chi è? Ascolta le sue parole. Forse possiamo risolvere... Al cantiere ero pronto ad arrendermi, non ci sarebbero state risposte, non ci sarebbe stata una seconda possibilità. Tutto sarebbe rimasto fuori posto, dovevo risolvere il caso da solo. La risposta, ancora una volta, era Mona. Avvertivo la sua presenza come bagliori nella coda dell'occhio. Ho cercato di decifrare il tortuoso cammino del proiettile magico nella sua testa. Non riuscivo a trovarla. Guidai fuori città verso il punto che mi aveva indicato Mona, fino all'uomo in grado di darmi delle risposte. L'architettura della casa di Alfred Woden traeva origine dall'oscurantismo europeo e dal circolo interno. Signor Payne, la stavo aspettando. La sola ragione per cui gli uomini combattono le guerre, l'amore. Cosa mi dici di Mona Sachs? Passiamo alla domanda successiva. D'accordo. Perché il circolo interno sta cercando di uccidermi? Sto morendo di cancro. Il potere è scivolato via fra le mie dita. C'è stata una ribellione. La fazione ribelle ha gettato la società in una guerra civile. Chiunque faccia resistenza viene eliminato. Ci ritroviamo costretti a combattere una guerra tra bande. Vinny Gognetti? Vladimir Lem. Sapevo la risposta prima ancora che rispondesse. Vlad aveva mentito, i comando dei ripulitori erano i suoi uomini. Vladimir Lem ha fatto parte della società per molti anni. Gognetti morirà per mano del circolo interno, come un rinnegato. Poi verrà a prendere me, il suo antico mentore.